Credo che si possa iniziare. Come tradizione, apro un po' io. Apro un po' io. Non so, mi sentite? Ok, perché come tradizione in questa serie di incontri che ormai si portano avanti da diversi anni, l'ufficio missionario che rappresento insieme all'ufficio Migrantes e ovviamente la Caritas e Diocesana. Abbiamo in questi anni scelto di condividere delle tematiche da proporre per una formazione, diremo così, integrale, che fosse un po' sintesi nel rispetto delle diversità e delle specificità dei nostri percorsi di servizio all'interno della diocesi, sia per l'animazione della Missio Gentes che ovviamente per la carità e poi per i migranti. Il tema che abbiamo scelto questa mattina è un tema particolarmente caro alla Diocesi di Roma e che prende spunto dal messaggio che il Santo Padre Francesco ha rivolto alle pontificie opere missionarie. Abbiamo voluto estrapolare un titolo, ne avremmo potuti tirar fuori molti altri. Ma ci sembrava quanto mai opportuno, soprattutto in questo tempo di sofferenza, in questo tempo di dolore, in questo tempo dove talvolta la speranza rischia di affievolirsi, ribadire con forza la gioia del Vangelo. Una gioia che non è il frutto della spensieratezza, di una leggerezza effimera, ma è il frutto della consapevolezza che il Signore, nonostante tutto, è sempre con noi, al nostro fianco e ci sostiene. E quindi questa gioia vuole in qualche modo riscattare, rinvigorire, rinforzare anche la nostra fede e conseguenzialmente una fede che deve essere dimostrata con la carità. Io ringrazio davvero Sua Eminenza, il Cardinal Tagle, per aver accettato l'invito. Siamo davvero onorati, soprattutto come centro missionario, avere il prefetto di propaganda Fide. Grazie, Eminenza. E poi ovviamente i miei confratelli e amici, anzitutto l'eccellentissimo vescovo direttore della Caritas, Don Ben, che per la prima volta partecipa a questo incontro come vescovo. Siamo contenti per lui e gli auguriamo davvero ogni bene nel Signore. E poi l'amico Pierpaolo Felicolo, direttore di Migrantes. Insieme abbiamo lavorato perché questo incontro possa davvero essere un seme per tutti coloro che parteciperanno, insieme appunto di fede, di speranza, di carità e di rimotivazione, diremo così, anche nel nostro impegno pastorale. E ovviamente ringrazio per la sua presenza la dottoressa Stefania Falasca, che in qualche modo accompagnerà, dirigerà e modererà questo nostro incontro. Per cui mi sento subito di dare la parola alla dottoressa Falasca perché prenda in mano la situazione e ci accompagni in questo itinerario. Buon ascolto a tutti e grazie ancora, Eminenza. Dovrebbe attivare il microfono. Alberto, Allora, sì, ho fatto domanda di riattivazione, ma dovrebbe essere lei ad attivarlo, anche schiacciando la barra spaziatrice del computer, quella dello spazio. ecco, scusate questi problemi tecnici all'ultimo. Ecco, allora dicevo, si sente? Perfettamente, sì. Ecco, buongiorno allora, grazie, scusate per questi inconvenienti e mi unisco chiaramente ai ringraziamenti alla Caritas di Roma, all'Ufficio Migrantes diocesano e al Centro per la Cooperazione Missionaria della Diocesi. Buongiorno e buongiorno Eminenza, quindi bentrovati a questo appuntamento che ha al centro il tema, che è più di un tema.
perché è il cuore stesso della Chiesa, meglio dire la natura propria della missione della Chiesa e del suo agire nel mondo. E lo facciamo con un testimone che è d'eccezione, che non ha bisogno di presentazioni, il cardinale Luis Antonio Gokim, come lo chiama la mamma, di origine cinese, Tagle, che come sappiamo l'8 dicembre del 2019 Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, sollevato dalla cura pastorale dell'Arcidiocesi di Manila e tuttora presidente di Caritas Internazionale. Ecco, entriamo dunque con il cardinale Tagle in questo viaggio al cuore della missione, del quale appunto il titolo, come ricordava prima, si ricordava prima, la gioia del Vangelo orienta già la direzione, evocando la lettera apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo che, del Santo Padre, che in questi anni, da allora, il Papa molte volte ha detto e ha ripetuto che protagonista della missione è lo Spirito Santo, ha detto molte volte che annunciare il Vangelo a tutti non è proselitismo, ha suggerito in tanti modi diversi che la Chiesa cresce per attrazione e per testimonianza, quindi questo non è un frasario ma una rotta che vogliamo ripercorrere insieme al cardinale con le sue riflessioni, prendendo spunto proprio da queste parole chiave che sono state disseminate lungo questo percorso dal Papa Francesco e che ha voluto anche riprendere nel discorso alle Pontificie Opere Missionarie del 21 maggio del 2020. Quindi ecco il viaggio in questa dimensione che compiamo partendo dalla prima eminenza, che appunto la prima è Spirito Santo, gratitudine. Ecco, questo possiamo dire che il Papa nel messaggio appunto delle POM scrive esplicitamente che la salvezza non è la conseguenza delle nostre iniziative, e ci porta a riflettere a questo riferimento allo Spirito Santo, che dice appunto non riduce a essere una specie di omaggio formale, una formula convenzionale, rituale che si mette all'inizio per poi attaccarci ai nostri progetti. Le considerazioni teologiche o pastorali che possono interessare. Quindi la domanda è, in qualche maniera, come si può aiutare a evitare una riduzione di questo messaggio e come riconoscere quando è veramente una sorgente, come questo può diciamo disporre in una maniera migliore per non far resistenza anche a questa sorgente, come ci poniamo noi nella missione. È un punto di partenza. Grazie Eminenza per quello che vuole dirci e illuminarci su questo punto. Io non sento però. Eminenza deve attivare il microfono. Si può riattivare da remoto? Ok, no. Grazie. Grazie a tutti voi, buongiorno, grazie per l'invito. E auguri Don Ben, un nuovo vescovo pieno dello Spirito Santo. E grazie al Vicariato di Roma, all'Ufficio per Cooperazione Missionaria, la Caritas e Migrantes e la dottoressa Stefania, tante grazie. Ma prima di tutto
chiedo perdono per la mia versione particolare della lingua italiana, eh? Ma io ogni tanto mi faccio soffrire gli italiani, no? con la mia versione della bella lingua italiana, però gli italiani sono sempre gentili, no? E misericordiosi. Lo Spirito Santo. No, e la domanda è molto, molto importante e precisa. C'è qualcosa che può aiutare a evitare questa riduzione, no? Riduzione dello Spirito Santo e l'azione dello Spirito Santo come omaggio formale, però in verità noi insistiamo nei nostri progetti, no? Ma leggendo il documento, il messaggio del Santo Padre al POM l'anno scorso, la domanda che mi ho domandato è: sono convinto che lo Spirito Santo, no, è il vero soggetto della missione, no? Per me, per evitare questa riduzione dello Spirito Santo a una formula, a un slogan, no? Noi dobbiamo domandarci se siamo convinti nella fede che lo Spirito Santo, mandato da Gesù risorto come dono del Padre alla Chiesa, è il vero soggetto della missione. Però da parte nostra dobbiamo ricevere lo Spirito Santo come il soggetto principale della missione. Ma come facciamo così? Prima tramite la preghiera. La preghiera che non è non solo una recitazione dei formuli, ma la preghiera come un rapporto, una relazione al Padre tramite lo Spirito Santo e Gesù Cristo. Una preghiera che diventa un'apertura a Dio. Una preghiera che diventa anche un atto di omaggio e atto di umiltà. Che noi siamo da ricevere qualche indicazione dall'alto. La vita di preghiera, una preghiera vivente, no? Che trasforma la persona è nel cuore della missione, no? Senza la preghiera vera, no? Noi c'è la tendenza di trasformare la missione come il nostro progetto. Ma la preghiera, un rapporto, apertura al Signore e anche un ascolto, no? Quando noi invochiamo lo Spirito Santo, no? Le parole di Gesù Cristo prima della sua morte ai suoi discepoli, no? Lo Spirito Santo, il Paraclito, insegnerà i discepoli tutta la verità. E lo Spirito Santo non inventerà nuovi insegnamenti. Lo Spirito Santo guiderà i discepoli agli insegnamenti di Gesù Cristo. E questo è un altro aspetto della preghiera. Un ascolto allo Spirito Santo che scruta, no, il cuore di Dio. E lo Spirito Santo che aiuta noi, no, nella nostra debolezza, di comprendere piano piano, no, le parole di Gesù Cristo e di acquisire una mentalità, no, un orizzonte, no, che viene da Gesù Cristo e non solo l'orizzonte creato da noi.
No? E non solo un ascolto della parola di Dio nella scrittura, ma anche la parola di Dio nella tradizione, nell'insegnamento della Chiesa. No? La Chiesa. E dopo questo ascolto alla parola di Dio, agli insegnamenti della Chiesa, discernere, ascoltare la voce dello Spirito Santo negli altri, nelle persone umane, nei poveri, perché Gesù è presente nei poveri, no? Ascoltare lo Spirito Santo negli eventi, no? Nel mondo adesso. Che è il messaggio dello Spirito Santo? A quelle vie, no? Ci guida lo Spirito Santo. E poi ascoltiamo la comunità in un discernimento comune, no? Un pericolo è da solo. No, da solo farò questo ascolto, farò questo discernimento e considero la mia ispirazione come la voce dello Spirito Santo. No? Questo è sempre un cammino con gli altri. Cammino, lo Spirito Santo ci unisce al Padre e a Gesù Cristo e ci unisce anche agli altri, alla comunità e agli eventi del mondo e in questo ascolto umile, no? Insieme possiamo scoprire le vie che lo Spirito Santo indica per noi. Bene, Eminenza, grazie per questa riflessione su questa prima parola chiave di questo nostro viaggio nel cuore della missione. Un'altra parola che possiamo certamente definire chiave, che il Papa ha ripetuto spesso, è la parola attrattiva e attrazione. Nel messaggio del POM, appunto, riprendendo Benedetto XVI, ha ripetuto tante volte che la Chiesa cresce per attrattiva e non per proselitismo. Quindi la Chiesa, gli uomini di Chiesa, come possono svolgere questa missione? A volte sembra che quasi nella Chiesa lo sforzo di agitarsi, di cambiare strategie, ci sia questo, insomma, di cambiare strategie comunicative per apparire più attraenti, ma sì. Devono sforzarsi di piacere al mondo con operazioni di immagine, oppure questa è l'attrattiva a cui insomma, si finisce in questa strada per alimentare un certo narcisismo anche clericale? Sì, sì. E se non è così, di quale attrattiva stiamo parlando? Sì. Ma grazie, grazie dottoressa, no, molto importante questa. No, io vorrei cominciare dicendo che il Vangelo è già una bella notizia, no? Il Vangelo contiene già la bellezza che solo il Signore può dare al mondo, no? Senza le nostre strategie, no? Il Vangelo è una buona e bella notizia. So, la mia prima suggerimento, no, è narrare il Vangelo, presentare il Vangelo, presentare il volto di Dio, bello, bello volto di Dio, fatto carne in Gesù Cristo, la bellezza di Dio in Gesù Cristo. Però questa è una bellezza che il mondo non dà, perché è la bellezza del crocifisso, no? È la bellezza di Dio che assume in se stesso, no? La condizione umana, anche le ferite del mondo, no?
No, nel punto di vista artistica mondana, ma questo non è la bellezza, però negli occhi della fede, questa è la bellezza del Vangelo, il volto di Dio, in un volto umano che è capace di soffrire, no? Di amare fino alla morte, no? E questo è il Vangelo. E la Chiesa narra questa storia da generazione in generazione, è una bella storia, no? Il mio primo suggerimento è lasciare il Vangelo toccare il cuore dei gente. Però, no? Il narratore può aiutare, no? Questa attrazione della gente al Vangelo. Purtroppo il narratore anche può impedire l'attrazione, no? E per questo la sfida è per l'evangelizzatore, no? Prima di avere un'esperienza personale e profonda della bellezza del Vangelo. Senza questa esperienza personale della bellezza del Vangelo, la missione, la proclamazione diventa un peso, una cosa faticosa, no? E poi inventiamo strategie di comunicazione, no? Un supplemento alla mancanza, dell'esperienza della bellezza del Signore. E per me, no? Il contesto dell'attrazione, della comunicazione del Vangelo che, nella grazia di Dio, attrae la gente a Dio, il contesto non è strategia, no? Il contesto vero della comunicazione del Vangelo non è strategia, solo strategia. Se la proclamazione diventi solo strategia, non è più proclamazione evangelica, no? Diventi manipolazione, eh? Manipolazione. Però il contesto vero della missione non è manipolazione, ma alleanza fra Dio e la gente, e anche l'alleanza, il rapporto umano, no? Fra il comunicatore e l'uditore, no? Per me non è un tentativo di fare il Vangelo più attraente, no? No, perché il Vangelo è già una bella notizia, ma però per noi, no? Con convinzione e con la gioia che scaturisce, no? Dai nostri cuori, perché abbiamo sperimentato già la bellezza di Dio, questa aiuta la gente di scoprire il bello volto di Dio. E ancora grazie, Eminenza, perché ha spiegato molto bene, ecco, che non bisogna aggiungere nulla, diciamo, a quello che è il tentativo di fare il Vangelo più attraente del Vangelo stesso. E qui veniamo anche a un'altra parola chiave, che è testimonianza. Scusi dottoressa Stefania, no? Se noi abbiamo ascoltatori giovani, specialmente seminaristi o religiosi, no? Perché nel seminario adesso, no? C'è un corso di omiletica,
Ma è buona, però attenzione di non fare questo corso di omelietica solo sulla strategia, come lei, dottoressa, strategie comunicative, no? Ma l'angolo, ma l'angolo, ma questo, oh, il volume della voce, eccetera, no? Ma il Vangelo è dimenticato, ma solo stile, no? E diventa una pubblicità invece di evangelizzazione. Beh, l'omiletica è sempre importante come arte del porgere, come dicevano i padri della Chiesa, ma qui, andando a quello come lei spiegava bene, appunto, di non fare che, appunto, che diventi più attraente del Vangelo stesso, insomma, che sia quella la porgere. E questo, dicevo, è appunto legato proprio alla testimonianza, lei ha fatto capire benissimo questo, no? E quindi la testimonianza, come lei sa, Paolo VI riconosceva che le persone, no, del tempo, soprattutto adesso, preferiscono i testimoni ai maestri. Ecco, quindi questo è un altro punto. Papa Francesco ha scritto che i testimoni in ogni situazione umana sono quelli che attestano ciò che viene compiuto da qualcun altro e non da loro. Questo è un punto essenziale proprio di come che ne va dell'annuncio stesso, no? Del messaggio evangelico, essere trasparenti a se stessi. E quindi valgono più dei maestri perché vale più quello che si è a volte che quello che si dice. Io lo dico male, ma in ogni caso, ecco, la domanda, se proprio questa presa di coscienza che c'è, può esserci per un battezzato, la domanda è qual è la natura propria, quali sono i connotati propri della testimonianza cristiana e cosa distingue questa testimonianza da quello che potrebbe essere ogni tipo di militanza. Ma grazie, ma mi sento come in un esame finale, no, per il dottorato. No, no, eminenza. Sono No, scherzo. in grado di fare Le domande sono molto importanti e toccano, no, le cose fondamentali, no, nel pensamento della Chiesa e del Papa Francesco. Una testimonianza, testimoniare o dare una testimonianza o un testimone, no? Testimoniare significa attestare la verità di qualcosa, o di una persona o di un evento, no? Nel cuore di testimonianza è dire la verità di qualcuno, no? O la verità di un evento. Il testimone trae l'attenzione dell'uditore non a se stesso, no? Ma trae l'attenzione della gente alla verità che lui ha vissuto, che lui ha udito, la verità che lui ha visto e ha toccato con la mano, no? E questo è l'atteggiamento e lo spirito della vera testimonianza. Anche nelle corti civili, però nella testimonianza cristiana, wow, no? Non io, ma la verità della parola della vita, secondo la prima lettera di Giovanni, no? Ciò che ho visto, che ho sentito, che ho toccato sulla parola di vita, io proclamo a voi, no? Proclamo. Lui è l'apostolo diventa un strumento, no? Per proclamare la verità. Però, no? La verità che lui ha sperimentato. Ma per me questo è
E un dono dello Spirito Santo è anche un'arte, no? Il testimone è visibile, no? Comprensibile, no? Visto, udito, però la testimonianza cristiana è una visibilità che pian piano diventa invisibilità, perché, no? Lui, come San Giovanni, Giovanni Battista, no? La verità che Gesù Cristo deve crescere e l'annunciatore, no? Diminuire. Giovanni Battista è un testimone molto, come si chiama? È un modello per noi, no? Perché lui è la voce, no? Però Gesù è la parola, e quando la parola viene, la voce pian piano, no? Pian piano, no? Sparisce, e la parola di Dio comincia a parlare, no? E nel mondo di oggi, no? La vera testimonianza cristiana è diversa di militanza quando c'è autenticità e credibilità nella testimonianza, no? Senza autenticità, no? E credibilità del testimone soffre la testimonianza cristiana. Ho avuto un'esperienza, no? Specialmente fra i giovani di oggi, no? Loro sono pronti ad accettare e sentire la testimonianza cristiana se loro vedono nel testimone l'autenticità, no? Di un testimone, e anche la credibilità, specialmente tramite un servizio umile, no? Verso l'umanità. Quando c'è orgoglio, quando c'è questa tendenza di autopubblicità, la testimonianza soffre, no? È un po' forzata, no? Però specialmente i giovani, no? Hanno la capacità, no? Sono esperti nel virtuale, e per questo sono anche esperti nel cercare l'autentica, no? L'autentica. Ebbene, sì, questo è importante, no? Della autenticità, della credibilità, e quindi si collega a questo un'altra immagine chiave, che è la vita in atto. Alla testimonianza si collega la vita in atto, che anche qui il Papa più volte ha espresso, e dicendo che anche nel testo delle pomme dice: Gesù ha incontrato i suoi primi discepoli sulle rive del lago di Galilea mentre erano intenti al loro lavoro. E anche lei ha tante volte, anche di recente, nella messa che ha celebrato a San Pietro con il Papa per la comunità filippina di Roma, ha suggerito anche casi che possono essere esemplari di questa testimonianza cristiana resa sul terreno della vita in atto. Ricordo quando ha parlato dei migranti filippini che confessano la fede, appunto la speranza e la carità, nelle condizioni date, che sono quelle del loro lavoro, che lo svolgono fuori di casa, tanti, no? Sono nel mondo. Ora, non sono partiti per fare i missionari, questi uomini e queste donne, nessuno gli ha dato un mandato missionario, no? Eppure proprio per questo, nella loro testimonianza, hanno suscitato, ecco, come è accaduto, ecco, la fede. Allora, la domanda è, Eminenza, ci faccia un po' qualche immagine concreta. Lei diceva prima dei giovani, di questa testimonianza anche resa dai suoi connazionali, che l'ha particolarmente colpita, anche
come vescovo, anche come sacerdote, insomma, e questa realtà cosa può suggerire alla Chiesa e anche a quegli ambienti che possono parlare di missione, dell'opera apostolica e di un'attività da promuovere, ecco, insomma, per far capire che anche la missione in questo senso non è una questione di addetti ai lavori. Sì, 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 grazie. Ma io devo ringraziare il Signore perché io sono il primo che si sento sorpreso di vedere i miei connazionali, no? Nei loro lavori, posti di lavoro, diventano missionari, no? Missionari, senza mandati ufficiali, però nella quotidianità della vita. E per me è importante perché sto apprezzando molto la formazione anche informale, no? Formazione anche informale ricevuta della gente filippina, no? Nei paesi, nelle parrocchie, nelle famiglie, e loro portano questa vita di fede, no? Adesso in Italia e o dappertutto, no? Però per raccontare una per esempio nella vita quotidiana, nel lavoro, no? Vedo che i filippini migranti, no? Con incontri personali, no? Con la qualità del rapporto e la qualità del lavoro nelle case, no? Specialmente quando loro prendono cura degli anziani, delle anziane o dei bambini, no? Questa qualità di presenza, no? Lavoro, anche se non è esplicitato come testimonianza cristiana, no? Però nella qualità silenziosa della qualità del lavoro la presenza del Signore e i valori evangelici sono espressi. Ho incontrato una filippina che lavora per una famiglia, no? Nel nord Italia, no? e prendeva cura di due bambini, no? E mi ha raccontato che ogni volta che preparava i cibi per questi due bambini italiani, lei si domanda: chi prepara i cibi per i miei figli? No? Lasciati nelle Filippine. No? Ma questa è una sofferenza quotidiana, no? Per una mamma. Però ero sorpreso perché lei subito diceva: ma quando io guardo questi due belli ragazzi italiani, decido di dare a loro l'amore di una mamma, l'amore che i miei figli meritano. Loro sono i miei figli qui in Italia. Ma lei non ha studiato teologia, non ha studiato antropologia, non ha studiato, no. Però è l'amore di Dio e fratelli tutti di Papa Francesco, è l'amore materno di Maria, la madre della Chiesa, no? Anche nelle case, no? Nelle case, questa testimonianza concreta, no? Per me è una causa di gratitudine anche, no? Per il dono della fede.
Però anche nel livello istituzionale, per esempio qui a Roma, in tante chiese o parrocchie, ogni domenica c'è una messa, o più di una messa, per la comunità filippina, no? E pian piano i ragazzi italiani, no? Partecipano alla messa, perché le filippine, le donne filippine portano anche le ragazze, i bambini, no? E poi c'è una merenda, no? E, dopo la messa, sulla comunità, no? Filippina e italiana si radunano, no? Per un'espressione di fede, la messa e l'Eucaristia e la messa, il cibo, di condivisione delle storie. No? Ma io sono molto felice di sapere che per i migranti filippini, non tutti, però per la maggioranza, la parrocchia è la seconda famiglia, la seconda casa, no? E per me è una causa per gratitudine. Sì, a questo pensavo, Eminenza, si collega anche la sua esperienza personale di quello che abbiamo sentito molte volte parlare di spiritualità popolare, di sì. Sfide, quindi lei ha questo come un bagaglio, insomma, che si porta con sé anche a Roma, appunto ha citato queste immagini e tante volte abbiamo sentito spiegare anche questo dal Papa, che appunto la spiritualità popolare è una forma, no, di evangelizzazione, cioè di un popolo che evangelizza se stesso. Ecco, qui ha anche altre immagini riguardo a questo, Eminenza. Sì, 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 e anche della mia esperienza personale, no? Prima di avere una formazione più formale e organizzata nella catechesi, eccetera, no? E la mistica popolare, la spiritualità popolare, no? Nella famiglia e anche nella nostra strada, nelle varie chiese, case, no? Ho imparato la preghiera del rosario, no? Rosario della mamma, no? I segni della croce e le preghiere, no? Nella famiglia. E la nonna che mi portava in chiesa. E pian piano, no? Anche l'odore dell'incenso, no? Le canzoni, no? Sono segni, entrano, no? Nella formazione di una sensibilità. E poi l'istruzione formale nella catechesi, studio biblico, eccetera. Per me è molto importante questo. Per non ridurre la formazione nella fede nel livello concettuale, nozionale. È importante, eh? Lo studio del contenuto della fede. Però per la gente semplice e anche specialmente per i ragazzi, per i bambini, i segni, no? I segni e l'atmosfera, no? Le milieu della fede, no? è la prima comunicazione, è la prima comunicazione della fede. E poi viene l'evangelizzazione, la catechesi più formale. E l'altra forza di spiritualità popolare è non solo gli esperti, no, partecipano nella missione evangelizzatrice, anche le nonne, anche i semplici cristiani possono esercitare
questa trasmissione della fede tramite i pellegrinaggi, tramite la processione, tramite le canzoni, eccetera. No? C'è una mistica, no? Nella spiritualità popolare. Sì, oggi forse da noi in Occidente questo si va assottigliando, no? Ma per noi resta invece molto valido anche una coppia di altre due parole che Papa Francesco, anche nel discorso che abbiamo citato, ha ripetuto in questi anni. Sono successe tante cose, ma la parola facilitare, la parola gratitudine sono altri due pilastri, insomma, su cui ci si può orientare nel viaggio dentro la missione. Facilitare, ecco, che riconduce proprio a un'esperienza personale, e cioè la gratitudine a un'esperienza personale. Ricordo appunto quando dice: la gioia di annunciare il Vangelo brilla sempre sullo sfondo di una memoria grata. Ecco, questo di essere grati. Erano le 4 del pomeriggio, no? Annotavano gli apostoli. E il Papa ripete anche che la Chiesa non è una dogana, quindi che in qualsiasi modo partecipa alla missione della Chiesa, chi insomma partecipa a questo è chiamato a non aggiungere pesi inutili. Lei prima faceva accenno anche a questo, perché anche nei contesti che noi oggi affrontiamo, cioè non imporre cammini sofisticati e affannosi per godere di quello che magari appunto ci può essere donato con facilità. Queste due parole, come vedere nella modalità concreta della Chiesa per i cristiani di oggi, che non hanno più forse anche una memoria cristiana in questo senso, possono essere, ecco, queste per annunciare il Vangelo. Sì, grazie per questa domanda. La gratitudine nasce quando una persona riconosce che ha ricevuto un dono, no? Senza questa sensazione di aver ricevuto un dono, una grazia gratuita, no? Gratitudine non scaturisce. No? E l'esistenza del Santo Padre allo Spirito Santo come soggetto della missione, ma questo riconoscimento dello Spirito Santo, uno dei frutti di questo è la gratitudine, no? Che lo Spirito Santo agisce nella nostra vita. Però nella vita quotidiana, no? La gente che soffre, che non hanno tante memorie belle, no? Noi possiamo aiutarli con piccoli atti, gesti evangelici d'amore, di ricordo, di vicinanza, di gentilezza, no? Nella mia esperienza nei campi dei profughi, no? Loro sono stupiti e commossi di vedere cristiani che sono diversi da loro, no? Perché la maggioranza dei profughi sono musulmani, no? E però loro chiedono: ma voi cristiani siete diversi da noi, ma perché siete qui? Perché pensate a noi? Perché aiutate i bisognosi? E per loro questa è una memoria davanti alla distruzione della vita, in mezzo alla devastazione di un terremoto, la memoria di una persona che è venuta, di essere nello spirito di comunione, di amore
quasi puro, no? È una memoria che dà lo spirito di gratitudine. È molto semplice. E per me questo è collegato alla parola facilitare, no? Perché procedure sono importanti, no? Le istituzioni sono importanti anche. Il Papa Benedetto XVI ha parlato di carità organizzata, no? No, ma per mantenere l'equità e la distribuzione, no, equa dei beni, no? Però è molto importante anche, no, con piccoli atti di ascolto, no? Atti di misericordia, no? Dare una testimonianza. E per noi evangelizzatori, no? Basta ricordarci la misericordia di Dio verso noi, no? Con questa memoria della misericordia di tante persone a noi, la misericordia di Dio verso a noi, no? Forse con questa memoria e gratitudine Noi non imponiamo agli altri cose pesanti, perché noi siamo frutti anche, no? Abbiamo ricevuto, no? Ricevuto la misericordia degli altri. Ok, adesso siamo strumenti e agenti anche della misericordia di Dio agli altri. Grazie, Eminenza. Quindi io verrei all'ultima di queste, che alcune insomma parole chiavi che ci hanno condotto a questo percorso anche liberante di come essere testimoni, insomma. Mi colpiva da quel messaggio sempre rivolto alle POM, che il Papa parla a persone coinvolte nell'opera missionaria e li invita a prendere come libro di preghiera e di conforto anche di confronto. Gli Atti degli Apostoli. Ecco, questo l'ho trovato molto bello e molto significativo. Vuol dire che la missione nel tempo presente è quella sempre degli Atti degli Apostoli. Non è che i secoli che sono passati cambiano in questo senso, se non le contingenze storiche. Quindi è quasi da così che si consideri più l'esperienza degli apostoli che tutte le stagioni delle grandi espansioni missionarie. Ecco, penso a lei, al suo compito, al suo ruolo in, appunto, nella propaganda, nella congregazione di propaganda Fide, no? Che ha presente tutto il mondo, l'esperienza di tante stagioni missionarie, no? Quindi che cosa può indicare questo suggerimento del Papa anche a lei personalmente, come prefetto della congregazione di propaganda Fide? Cosa vede come direzione anche per propaganda Fide? Sì, grazie. Sì. Grazie. Ma grazie per la domanda, però la mia risposta non è una risposta ufficiale, è un parere personale, sì. Ma io apprezzo molto questo ricordo del Santo Padre di tornare agli Atti degli Apostoli e trovare conforto, no? Perché noi sempre diciamo, no, con agentes e anche gli altri documenti del Concilio Vaticano II, che la natura della Chiesa è missionaria, no? La missione fa parte
dell'identità della Chiesa. La Chiesa, una Chiesa che non è più evangelizzatrice, non è una Chiesa, forse è un gruppo o forse un club, no? Però non è una Chiesa. No? E gli Atti degli Apostoli è una narrazione, no? Degli eventi molto vicini, più vicini all'evento di Cristo, la morte di Gesù Cristo, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Questa è la Chiesa nella sua innocenza, mi sembra, o la Chiesa nella radice, no? Cioè, però noi in ogni luogo, in ogni generazione, dobbiamo tornare alla radice, no? E vedere come la situazione cambia, però lo spirito della missione dall'inizio si mantiene, no? E negli Atti degli Apostoli vediamo l'energia pura, no? Lo zelo puro, no? di questi discepoli, no? Paolo, Pietro, e a Pietro, lo stupore di Pietro di vedere lo Spirito Santo dato alla famiglia di Cornelio, no? Prima del battesimo. Però i discepoli erano pieni di stupore, no? Cioè, e Paolo, ma con le sofferenze, con gli arresti, questo zelo di andare con loro, con uno solo scopo, no? Di condividere la buona notizia e di essere in comunione con Gesù Cristo. È importante per la Chiesa in ogni momento della vita, in ogni luogo, di riscoprire questa che io chiamo energia pura, zelo puro, no? Per la missione. No? Nei secoli, come si dice, negli anni delle grandi missioni, no? Espansione missionaria, no? E con la scoperta delle Americhe, anche nelle Filippine, quest'anno celebriamo 500 anni dell'arrivo del cristianesimo, no? È un grande grazia per le altre parti del mondo. Ma purtroppo questo atto, il dono dello Spirito Santo, purtroppo è stato collegato con la conquista, con la conquista. E da quel momento, io parlo come asiatico, no? Fin da quel momento, fin d'ora, questa esiste questa connotazione, no? Che la parola missione, no? È sempre collegata a un atto di conquista, no? E la fede cristiana viene da fuori, no? Da fuori, e per i cristiani, questo secondo loro, c'è un pericolo di perdere l'identità asiatica per diventare un occidentale, perché la fede cristiana è dell'Occidente, no? Ma non è la verità, però la storia ha prodotto questo atteggiamento, no? Però pian piano mi sembra che è una purificazione, perché adesso noi abbiamo missionari laici, preti, religiosi, provenienti dall'Africa, dall'Asia, no? E loro vanno, no? In tutte le parti del mondo,
no? In Europa, in America, no? In altri paesi dell'Asia. So, pian piano, la missione, no? Sta è distaccata, distaccato dalla nozione di conquista, no? E speriamo che scopriamo il vero valore del Vangelo. È in condivisione, no? Condivisione. Ogni cristiano, no? È un portatore del Vangelo agli altri. Inezia, penso interessante e opportuno anche questo excursus sulla missione che deve appunto essere separata, distaccata dal termine conquista, quindi anche proselitismo, militanza in questo senso, no? E come negli anni, nei secoli passati, forse questo ha generato molti problemi, molti equivoci sulla fede, ecco. E questo è un punto anche storico cruciale, no? Pensiamo anche alla Cina in questo contesto, no? In cui lei, sua mamma, ha le sue origini anche cinesi. Quindi questo è più che mai attuale e più che mai importante, almeno io vedo così. Non so, io penso che questo che abbiamo ripercorso non sia solo appunto un frasario, ecco, della missione e una costellazione, forse, Eminenza, per lei di parole che possono suggerire quello che lei ha suggerito, cioè il dinamismo proprio di ogni opera apostolica e quella che può essere la sua sorgente, ecco, quindi non per come ha delineato l'esito di uno sforzo ulteriore da aggiungere anche alle fatiche della vita, ma solo un riverbero di gratitudine. Questo per me penso è molto bello, come lo ha detto, quindi io la ringrazio. Se ci sono domande, forse è bene farle in questo momento. Grazie, grazie, dottoressa, grazie. Allora, chi vuole da questo momento ha la possibilità di aprire il microfono. Ecco, posso intervenire? Sì, Sì, certo, si sente. ok. Sono Benedetto da Trento, Benedetto, e innanzitutto rivolgo un saluto al Cardinal Tagle e anche a Don Ben. Uno al Cardinal Tagle perché, diciamo, l'ho riscoperto attraverso YouTube e mi piace che parla col cuore e con l'esempio. E Don Ben anche l'ho scoperto recentemente su YouTube e quando parlava, diciamo, come direttore della Caritas a Papa Francesco, ha portato l'esempio di un'esperienza personale di un ragazzo che raccoglieva un pezzo di pane dal cassonetto. E anche lì ha avuto il suo coraggio nel dire: ho visto ciò, gli ho corso dietro, poi magari la mia fragilità di persona non mi ha permesso di fermarlo, però questo mi ha segnato dentro. Ecco, entrambi siete sacerdoti, innanzitutto, testimoni della parola, ma ciò che colpisce, insomma, persone, anze genuine. E questo, diciamo, ti aiuta ad amare Cristo. Ecco, e queste sono le cose che così casualmente, perché io sono a Trento, quindi non sono a Roma, anche i mezzi di comunicazione mi hanno aiutato ad apprezzare. Ecco, questa è la mia testimonianza. Poi mi sembrerebbe utile, questo lo rivolgo ai moderatori della trasmissione su Zoom, se si potesse avere un link su YouTube, e io vorrei con piacere condividere, ma questo è un aspetto proprio marginale, questa diretta,
ai compagni di corso della scuola di formazione teologica del sabato per i laici. Ecco, queste sono le cose che vi dico col cuore. Allora, il link rimane su Facebook, però se occorre lo possiamo mettere anche su YouTube, come preferisce. Se si può mettere su YouTube è meglio, magari anche in questa pagina così si può riprendere se possibile. Sì. Ecco, io ho finito di dire un grazie a voi e ne approfitto anche per salutare tutti i presenti collegati. Grazie, Benedetto. Grazie. Se ci sono altri interventi possiamo continuare. Posso intervenire io, Vincenzo? Volevo chiedere al Cardinal Tagle come pensa che sia possibile vivere questa conversione missionaria, no? Che ci viene chiesta da Papa Francesco. E nel prossimo cammino del Sinodo della Chiesa Italiana, che dovrebbe ormai quasi sicuramente iniziare. Ah, ma grazie per la domanda, Don Vincenzo? No, sono un laico, Vincenzo. Ah, sì. Oh, eccellenza, Vincenzo. Grazie. Dico la verità che io non sono un esperto delle cose della Chiesa italiana. No, questa è la prima volta per me di abitare qui in Italia, in Europa. No? Non sono aggiornato negli eventi della Chiesa italiana. Però posso dire che La sinodalità nella Chiesa, no? Sinodo significa camminare insieme, no? Camminare insieme, ma nella Bibbia, specialmente nella narrazione dell'apparizione di Gesù risorto ai discepoli e gli Atti degli Apostoli, è molto significativo che la proclamazione del Vangelo, no, tante volte, no, accadeva quando i discepoli camminavano con gli altri, e nel senso, speriamo che nel senso presenziale, no? Fisico, no? La Chiesa italiana può avere più incontri personali, no? Che diventino occasioni per camminare insieme, non solo fisicamente, però camminare interiormente, no? Un ascolto reciproco delle storie, dei sogni, delle sofferenze, no? E con questo c'è una... speriamo che ci sia, no? un discernimento comune, no? Perché sinodalità non significa solo formulare progetti comuni, no? Però secondo me l'importante è il cammino, no? Di ascolto reciproco e anche ascolto alla parola di Dio, no? Per arrivare ai progetti concreti. Però anche senza progetti concreti, la missionarietà della Chiesa, no? E la sinodalità sono sempre insieme, no? Nella vita quotidiana. Bene, se non ci sono altre domande possiamo anche... Io una, sì. Ecco. Buongiorno, sono Luigi, volevo fare da Bologna, volevo fare una domanda
forse un po' generica, però nel mondo digitale di oggi, come possiamo utilizzare i social network in particolare, ma in generale tutto quello che è il panorama di internet per poter annunciare il Vangelo? Anche da laici, perché io sono un laico. Sì, 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 Luigi. E la domanda è per me? Sì. Ah sì? Oh, ok, grazie Luigi. Ma anche io sono Luigi, no? Il mio nome è Luigi, sono Luigi, sì. Sì, ma grazie ai mezzi di social media, no? In questo periodo di pandemia, no? I rapporti e la condivisione tra le famiglie, amici, eccetera, no? È un grande aiuto, grazie, è un dono, no? E i miei suggerimenti sono questo, no? Primo, invece di mandare sono messaggi banali, no? Noi non dobbiamo essere imbarazzati di mandare messaggi cristiani dalla Bibbia o una frase del concilio di un santo o santa, dalla vita di un santo o santa, no? Senza un tono di proselitismo, di forzare, no? La conversione degli altri. Però perché specialmente fra i ragazzi, tanti cercano una parola di speranza, un messaggio di fratellanza. So, e questo è il primo. Però il secondo suggerimento è questo. Non basta, secondo me, non basta mandare un messaggio o anche una comunicazione con il nostro volti, no? Come ho detto prima, no? La comunicazione della parola di Dio deve essere accompagnata da credibilità e autenticità, no? La gente discerne quando la persona davanti a loro, anche tramite social media, è un attore interessato solo per fare la pubblicità di se stesso o è una persona convinta, no? E anche che esude questa gioia della testimonianza. So, non basta usare i mezzi, no? Perché i mezzi rivelano anche la qualità del cuore del comunicatore. Grazie mille. Grazie, grazie a lei. Grazie. Quindi se ci sono altre, se no possiamo anche dare termine, Eminenza, se lei è d'accordo. Sì, sì, sì. Se ha qualcosa anche da suggerire, da aggiungere a questo percorso. L'ascoltiamo. Da mia, ho detto tante cose. Già, io ho bisogno di tempo per riflettere anche sul mio messaggio. Ecco, va bene, d'accordo. Allora, grazie di questo viaggio, grazie per averci offerto queste riflessioni al momento opportuno. E grazie ancora ai promotori dell'incontro, che ripetiamo appunto la diocesi, la Caritas di Roma, l'ufficio Migrantes diocesano e il centro missionario della diocesi di Roma. Quindi grazie a tutti e grazie della partecipazione, il mio personale ringraziamento per essere stata invitata qui.